Siamo gli alunni di violoncello della classe seconda O dell'Istituto Comprensivo di Indirizzo Musicale Socrate Mallardo di Marano e in questo video vi illustreremo la storia del nostro strumento. Le origini. Il violoncello è uno strumento a corde della famiglia degli archi, la cui storia parte dall'Oriente con il rabab afghano, giungendo in Italia con la lira bizantina. Nel Rinascimento si evolve in viola da gamba e da braccio, da cui poi nascono diversi strumenti con forme e caratteristiche diverse dal violoncello attuale. Ad anticipare il violoncello ci fu il basso da viola da gamba e dalla sua evoluzione ci fu nel 1665 la prima apparizione di musica scritta per il violoncello barocco. Il violoncello, anticamente chiamato violino basso, comparve per la prima volta nel XV secolo, a differenza dal violino, che comparve tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, come testimoniano alcune raffigurazioni giunte sino ai nostri giorni. Il violoncello nasce quindi in Italia nella seconda metà del secolo XVI. La sua apparizione piuttosto tarda è dovuta all'ideale sonoro occidentale del Medioevo, che permane fino al XV secolo e preferisce un tipo di musica e di suono acuto e nasale. Il violoncello iniziò la sua ascesa in Italia nel XVII secolo. I primi costruttori di violoncelli più conosciuti erano italiani, tra cui Stradivari, Amanti e Guarnieri di Cremona e Gaiano e Ventapane di Napoli. I loro violoncelli erano più larghi dei normali. Col passare del tempo, però, il violoncello acquistò una forma più piccola. Il violoncello barocco. Col violoncello barocco si indica l'antenato del violoncello moderno, che ha alcune differenze in confronto a questo. Il manico è di forma diversa, non ha un puntale ma viene sostenuto dalle gambe del violoncellista. A differenza del violoncello moderno, che le ha in metallo, ha corda in budello. L'unico modo per accordarlo è attraverso i piroli e l'accordatura barocca è generalmente più bassa di quella moderna. Il violoncello ottocentesco. Nel XIX secolo si svilupparono diverse scuole di violoncellisti che aumentarono l'espressività dello strumento e ne evolvettero la tecnica. Grazie alle scuole tedesche e francesi vennero applicate delle modifiche allo strumento. Si introdusse il puntale e si rettificò la tastiera per aumentare l'inclinazione e per permettere alla terza e quarta corda di vibrare meglio. Poi si stabilì l'uso di sole tre chiavi, la chiave di violino, di basso e di tenore. In questo periodo il violoncello divenne uno dei più importanti e conosciuti strumenti musicali. Il violoncello moderno. A metà del XX secolo i violoncelli iniziarono ad essere prodotti su larga scala. Al giorno d'oggi la maggior parte degli strumenti reperibili sul mercato è di fabbricazione industriale. In Italia, tramite laboratori di liuteria, vengono ancora prodotti in modo del tutto artigianale. A partire circa dagli anni 90 il violoncello inizia ad essere utilizzato anche per la musica pop e rock, usando anche i violoncelli elettrici e in fibra di carbonio. Infatti sono diventate star mondiali due giovani violoncellisti balcanici, formando il duo di violoncelli Due Cellos. Il successo di questo antico strumento è arrivato grazie a un video postato su YouTube, che in poco tempo aveva raccolto migliaia di visualizzazioni. I due violoncellisti totalizzano visualizzazioni milionarie sulla rete, vendono CD e registrano il sold out nei loro concerti in tutto il mondo. L'arco o archetto? Come il violoncello, anche l'archetto si è evoluto nel tempo. L'archetto barocco aveva un'incurvatura diversa verso l'esterno da quella degli archetti moderni e veniva mantenuto leggermente più avanti rispetto a dove viene mantenuto dai suonatori di violoncello moderno. Se l'arco barocco è caratterizzato da numerose forme e varietà, quello moderno viene perfezionato con una serie di aggiustamenti nati da esigenze musicali. Se nel XVII secolo l'attenzione è al virtuosismo, con il XVIII secolo si aggiunge l'esigenza di un suono più potente, capace di tenere testa all'orchestra in grandi sale. Tradizionalmente l'archetto è costruito con legno di Pernambuco. Recentemente viene prodotto anche in fibra di carbonio. I crini, fissati alle estremità dell'arco e che da questo vengono tesi, provengono dalla coda di cavallo maschio. I crini devono essere trattati frequentemente con colofonia, detta comunemente pece o resina, applicata di solito ogni volta che lo strumento viene suonato per aumentare la presa sulle corde. I crini sono mantenuti in tensione per mezzo di una vite che allontana la parte detta tallone, parte che si utilizza anche per impugnare l'archetto. L'arco è diviso in punta, metà e tallone.